Thank you.
che il nostro viaggio musicale abbia inizio sulle ali della fantasia, in compagnia dei personaggi più amati del magico mondo Disney. Ascolteremo la canzone delle Suricate, The Lion Sleeps Tonight e Il Cerchio della Vita. Ed ecco qui davanti a noi il fascino senza tempo del piccolo Simba che diviene il Re Leone dopo aver imparato la saggezza e l'amore. Buon ascolto. Thank you.
Yeah.
andiamo in un fantastico regno sottomarino, dove, tra meraviglie, i pesci guizzano allegri e non rischiano di abboccare all'amo. Ma perché la sirenetta, figlia del re del mare, vuole lasciare questo paradiso? Forse perché l'alga del vicino è sempre più verde? In realtà, il suo sogno è quello di diventare una dolce fanciulla, un essere umano, per poter vivere sulla terra insieme al principe di cui è innamorata. Delle fiabe più amate di sempre. A seguire la canzone Evo. Buon ascolto.
Cenerentola in una bellissima dama pronta per il gran ballo. Con un semplice bibidi bobidi bu, il gioco è fatto e si avvera tutto quello che vuoi tu.
questa, ah, non è la mia. E poi non sono stata io. No, no, questa signora è stata. Prima, vero? È stata lei. Io non ho fatto niente. Io sono brava, innocente, dolce. Allora, cominciamo a ricapitolare. Io ero lì dietro, fatto le scarpe. Ero lì dietro, ma non sono stata. Io sicuro non sono stata. Vero? Sono stata mica io. Sono stata mica io. Sento, t'ho visto, avevi la bacchetta. Poi, stiamo cantando in fondo al mar. Comincio a sentire la canzone di Daniele Silvestri, La Paranza, che c'entra in fondo al mare, perché La Paranza in fondo al mare, La Paranza, ma fatina, ma non poi stiamo cantando adesso Bidi Bibodi Bibù, io non ho capito queste scarpe, ma magari troppo Bidi Bibodi Bibù, che c'entra il quinto sinfonio di Beethoven, che ne so io, a me lo chiede, niente, c'entra niente, che cosa c'entra la tarantella di Rossini, fatina, e non cosa c'entra, ma perché lo chiedi da me? Io non ho fatto niente. Che cosa c'entra la sigla del carosello, fatina? No, allora se proprio la vogliamo dire tutta, cioè quella me l'ha suggerita lui prima, è tutta colpa sua, io non c'entro niente. No, fatina. Allora, non dare le compagliate, secondo me stai facendo un bel po' di confusione. È vero che la magia può fare tutto quello che vuoi tu, d'accordo? Però secondo me dovresti innanzitutto studiare, poi metterti un vestito come il mio, le scarpe magari no, perché in effetti insomma, non sono il massimo, comunque vabbè, ma me le trasformate tu, io già lo so. Allora, facciamo una cosa, visto che il musicista sono io, ho studiato io, se mi dai la tua bacchetta ti faccio vedere com'è. Assolutamente no! Vieni, fatina, fidati, dai. No. Dai, facciamo cambio, va bene? Facciamo cambio di bacchetta. Vai. Ecco, perfetto. Allora guarda un po' come si usa la bacchetta, guarda. Ma che è sta cosa? E adesso passiamo ad un altro brano della tradizione Disney. Si tratta di un brano che parla di tanti gatti. No, fermo! Cosa stai facendo? Scusami. Questo brano lo presento io. Va bene. Che è sto moccio? Allora, prego. Gli aristogatti, scale e arpeggi. Anche perché nessuno lo sa e lo dice, ma questo brano l'ho scritto io insieme agli aristogatti. Ovviamente un po' di tempo fa, certo. Guardate che io sono una fatina musicista, mica una fatina qualsiasi. Do mi sol da do sol mi do, sei un buon musicista, tu vuoi diventare, tante scale, tante arpeggi devi fare. Yeah.
Bene, e adesso proseguiamo. Fermo. Eccomi. Aspetta. Fatina. Ci sono io qua. Ma quindi sei anche una fatina presentatrice, eh? Ovvio. E io che ci sto a fare, scusa? Tu sei qui per imparare. Ed io, che sono anche una fatina insegnante, ti farò diventare più bravo di quelli della televisione. E guarda, carino, guarda come si fa. Ladies and gentlemen, dal film La Bella e la Bestia ascolteremo i brani Stia con noi e È una storia, sai. Una storia triste, commovente, profonda. Una storia d'amore, che parla anche di diversità e di forza. I brani verranno eseguiti, un attimo, eccola. La fata smemorita. Se mi chiamano così c'è un motivo. Allora, verranno eseguiti dal coro di voci bianche Umberto Giordano. Dal coro giovanile Umberto Giordano. Dal coro policonico Umberto Giordano. Dal coro UNIFG. Dal coro del Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Coro di voci bianche del nono circolo Manzoni Montessori. Dal coro dell'Ipsia Pacinotti di Foggia. Beneventum Ensemble del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, curato dal maestro Gianluca Camilli. Alle trombe, Alessio Puglisi, Alessandro Fusco, Angelo Cioffi, Domenico Ferraro e Vittorio Martini. Corni, Antonio Caruso, Gerardo Papa, Pietro Tascione, Maria Rosaria Ferrara. Tromboni, Mauro De Brillo, Gianluca Camilli, Antonio Mauro, Vincenzo Serio, trombone basso. Basso tuba, Andrea Funaro. Timpani e percussioni, Leandro Pilotti, Massimo Simeone, Gabriele Cianni, Italiano Lamontino. Maestri degli allievi strumentisti, classe tromba e trombone, Gianluca Camilli. Classe di tromba, maestro Vittorio Marrini. Classe di corno, maestro Francesco Meucci. Classe di percussioni, maestro Gennaro Damiano. Al pianoforte, maestro Adriano Attardo. E poi, per finire, questa lunghissima lista, arrangiamenti, elaborazioni musicali e preparazione coro, maestro Luciano Fiore. Cara signorina, ma non stai dicendo qualcosa? E buon ascolto. Ecco, brava. Devo ricordare sempre di più, E se mi chiamo Cara signorina, c'è un motivo. Noi siamo
Anche al servo se non servi, perché qui non c'è nessuno da servire. Ai bei vecchi campi di una volta, era tutto un grande scintillato. Oh, quanti anni passati, noi ci siamo arrugginiti senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello, grassi, flosci e pigri, ma con lei noi siamo tigri! Thank you.
Vediamo quanto tempo ci mette ad arrivare. Dunque, adesso passiamo alla presentazione. Scusami, non vorrei presentare Mary Poppins senza di me? No, per carità. Lei sì che è davvero brava, quasi quanto me, Balla, canta e si nutre di fantasia. Una babysitter magica. Scusa, posso dire io i titoli? Se te lo devi. Super Cagilla. Super Cagilla. Fermi. Super Califragilisticheespiralidoso. Bravo, bravo. Lo vedi? Tutto si può fare. Anche le cose più difficili. Certo, basta un po' di zucchero e la pillola va sempre giù. Cara Fatina, parole sante. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. La pillola va giù, la pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Veramente deliziosa.
ne sono successe un po' di strane stasera, devo dire, insomma, a cominciare dalle mie scarpe, che non mi spiego come siano possibili. Vabbè, la fatina. Poi parlerò con la fatina. Allora, grazie per la vostra presenza. Io non mi dilungherò nei saluti finali, ci tengo solamente a ringraziare veramente di cuore tutte le persone che vedete qui presenti, sono dei professionisti e professionisti in erba, perché veramente suonano molto 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 bene, capeggiati dal maestro Gianluca Camilli. Brassamente pensando a tutti i di Camilli, bravi. La collega Adriana Cardo, che non vi era, eccola qui, grazie a te Adriana, collega il coro d'Aulo di Voci Bianche Umberto Giordano, il coro del nuovo circolo Monsignor Montezzoni, il coro giovanile Umberto Giordano, il coro UNIFG dell'Università di Foggia, il coro del Servito Pacinotti e il coro polifonico da un Umberto Giordano. Non sono più di quanto mi sono ancora presenti. Io sono fortunato perché lavorare con degli amatori dà veramente grande soddisfazione. E comunque questo progetto nasce da un'idea anche di mia moglie, Luana De Padova, molti anni fa, che ad Assaggi di Musica abbiamo già proposto per un paio d'anni e abbiamo riportato qui quest'anno, perché il maestro Camilli è amante dei brani della Disney, quindi abbiamo detto perché no. È un bambino, esatto, ma anche da questa parte ce ne sono, mi sa, di bambino. Bene, grazie all'università, grazie al Comune di Foggia, al chiostro, alla Scuola Elementare Santa Chiara che ci ha ospitato, alla Feniacco che sponsorizza nell'ambito della Festa della Musica questi concerti. Noi ci auguriamo di vedervi sempre presenti, abbiamo insomma, un'attività abbastanza intensa, quindi dovremmo, se confermato, fare Cavalleria Rusticana a Benevento nel mese di agosto, un requiem di Mozart a Bari il 30 di settembre, poi in altre rassegne, e noi ci vedremo probabilmente anche qui in città per altri eventi. Se volete cantare con noi, stia con noi, state con noi, senza fatina, però la fatina la lasciamo, però la fatina me la lasciate presentare, nonostante quello che mi ha combinato stasera, Alina Mangeri, la Vacanza in Memorina. Non è sempre così antipatica. Io sono bravo. E abbiamo invece un bravissimo pianista, Emanuele Gentile, che si è prestato per il lavoro di presentatore. Grazie. Ragazzi splendidi. Prima di andare via, anzi no, la facciamo adesso, una foto tutti quanti, fatina e presentatore qui dietro, tutti in piedi, perché poi romperemo le righe, il coro verrà tra voi nella sigla finale che ascoltate, Disney Fantasy Illusion, proprio a Disneyland Paris, il primo brano che avete ascoltato, che avrei dovuto dirigere, ma di fatto qualcuno non mi ha fatto dirigere per intero, vabbè. Quindi venite, facciamo una foto, ne approfittiamo, scusate, perché poi non ci riusciamo mai, quindi è l'unico momento in cui riusciamo a fare questa cosa. Andiamo noi dietro. Oh.
Thank you.
raccomando, coro, avete la U della strofa. Hey, hey! Non aspettate l'altro che cazzo. Non aspetto l'altro. No, sogna, ma
chi ti farà? Si più e canta. Thank you.
È venuto bene, cioè. Maestro, però Nazio Legna lo può fare pure il maestro Camilli. Se cantate, se volete cantarla. Maestro, se vuole gliele può. Facciamo le giudicate. Il napoletano, Luciano, buono, qui è più adatto, perfetto, tutto perfetto. Stavo dicendo, sì, sì, allora, per le percussioni, scusate. Cioè io chiudo e do direttamente, non c'è pausa, c'è senza timore, le suricate? Mi raccomando, io ho il collo bloccato, sono due giorni, quindi non riuscivo a... Pensi, destra e sinistra, eh? Ragazzi, ragazzi, destra e sinistra, eh? Scusate, Quando viene la iena smam, quando viene la iena smam, mi raccomando, mi raccomando l'attacco, testa, testa, quando viene la iena smam. Quando viene la iena smam. Tenori, quando viene qua. Tenori, qua abbiamo già dato la nota, qua. Anche qui posso sentire qua, il qua. Ancora? Ancora? Adesso facciamo testa, testa, quan, ok? Testa, testa, quan. Segreto, il respiro sta nella seconda girata della testa. Uno, quan, perché altrimenti non respirate, non andate, ok? Non ti preoccupare. Poi ti passa, così ti passa. Vabbè. Diciamo che passa. Va. Testa, testa, qua. Rum. Quando viene la mia io te la mando la iena, Cristina, lo sai, vero? Ti mando una iena grande così, grande. Anzi, ti mando direttamente il maestro Camilli, che è molto più iena. Stai attenta che non si attacca subito, te lo ricordi? Va bene, eh? Va bene, sì. E l'hai fatto anche a Benevento, mi ricordo. Allora, dietro da casa, l'attacco è buono adesso, mi raccomando, Wow. Quando viene la mamma, via! Ho fatto un sequenza di... Nella tua vita, 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 nella tua vita,
non c'è problema.
Ah no, è sempre no. Passa 1,50. Vedi, vedi che nella vita crei problemi. Il maestro mi ha detto di rallentare. Cioè, eh sì, però va bene, non ti preoccupare, non è un problema, colpa mia. Thank you.
Seconda volta. Va bene, diciamo che la bella e la bestia. Non sbagliamo le note.
Thank you.
Thank you.